Allora, prima dobbiamo scrivere corollario. Abbiamo C0 di AB con la distanza di infinito e uno spazio metrico completo. La dimostrazione, come si fa a dimostrare che uno spazio metrico è completo? Bisogna prendere una successione di Cauchy e far vedere che converge. Allora, sia F con N contenuta in C0 di AB di Cauchy rispetto a D infinito. Che vuol dire per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un indice ni tale che se n e m sono maggiori o uguali di ni, la distanza infinito di f con n da f m che è uguale alla norma infinito di f con n da f m meno f m è minore di m. Questo vuol dire, se vi ricordate la definizione di successione di Cauchy. Allora, prendiamo un x, fissiamo un x appartenente ad AB, allora la successione f con n di x, questa successione è contenuta in R, è di Cauchy pure lei. E quale motivo? Qua quando andate a scrivere la successione di Cauchy viene f con n di x meno f con m di x. Siccome la norma infine è minore di epsilon, vuol dire che per ogni x quello è minore di epsilon. È banale. Se è di Cauchy rispetto alla convergenza uniforme, è di Cauchy ciascuna di queste successioni. Che vuol dire? Vuol dire che esiste f di x due punti uguale al limite di f con n di x per ogni x di AB. Quindi esiste il limite punto A. La successione di Cauchy in R e le successioni di Cauchy in R convergono, abbiamo dimostrato a suo tempo. Ricordate? Okay. A questo punto io che cosa so? So che per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un indice ni tale che se n è maggiore o uguale di ni f con n di x meno f m di x per n m maggiore o uguale di n. In valore assoluto è minore di epsilon mezzi, ma faccio tendere n infinito, questo vuol dire che f n di f di x, perché questo è il limite di questo, meno f di m di x è minore o uguale di epsilon mezzi, che è minore di epsilon. Perché vale questa disuguaglianza? Perché se una successione è meno di epsilon mezzi, quando passa al limite, il limite non può superare il teorema della permanenza del segno. Ma siccome non può superare epsilon mezzi, qua ci ho messo epsilon mezzi perché siccome qua esce l'uguale, qualcuno dice no, ma non è minore uguale. Vabbè, metti epsilon mezzi, minore uguale epsilon mezzi vuol dire minore di epsilon. Cosa ho dimostrato? Questo ragionamento, ci ho scritto la x qua dentro. No, per ogni epsilon esiste ni, per ogni epsilon esiste ni, quindi la convergenza com'è? Uniforme. Ho dimostrato che dice ma c'è m, non c'è n, vabbè, facevi tendere fm a infinito invece che fm, è la stessa cosa. Chiaro? Quindi nel momento in cui fai il limite puntuale, in realtà quel limite è uniforme. Quindi, successione di Cauchy uniformemente rispetto a come c'è stato riposo, quindi tutte le f con n di x sono di Cauchy, esiste il limite puntuale, ma nel momento in cui esiste il limite puntuale, siccome la successione è di Cauchy uniformemente, il limite è uniforme. E quindi f appartiene a C0, perché l'abbiamo detto prima, il limite uniforme di una successione di funzioni continue è una funzione continua. Allora, che cosa abbiamo dimostrato? Abbiamo dimostrato che se abbiamo una successione di Cauchy rispetto alla convergenza uniforme di funzioni continue, esiste una funzione f
il limite uniforme, che è ancora una funzione continua. Che vuol dire? Spazialmente, ogni successione di Cauchy è convergente. È importante dimostrare che F è continua, perché se converge alla funzione che non è continua, sono uscito dallo spazio. Lo spazio non è completo. Appunto, ci dovrei aggiungere un'altra roba. Invece, così, non uscendo dallo spazio, so che questo spazio è uno spazio metrico completo. Ok? Che è quello che ci serve per il teorema di Picard. Adesso andiamo a scrivere il teorema di Picard. Qual è la situazione? Vediamo di Picard, perché così facciamo prima, se no si chiama di esistenza e unicità locale per le soluzioni del problema di Cauchy. Allora, abbiamo il problema di Cauchy. Cauchy problem. Il problema di Cauchy è y' di x uguale f di x y di x y di x con 0 uguale y 0. Allora, la nostra funzione f piccolo è definita da a una perdita di r2 a valore in f ed è continua. Inoltre è localmente differenziabile rispetto alla seconda variabile, cioè esiste un intorno di x con 0 e y con 0, diciamo esistono, chiamiamoli delta 1 e delta 2, maggiori di 0, tali che se x y se x1 y1 e x con 2 y2, poi esiste anche una costante L maggiore di 0, appartengono a x con 0 più delta 1, x con 0 più delta 1, cartesiano y0 meno delta 2, y0 più delta 2, Quindi faccio una figura, la faccio sull'altra lavagna, così. Ah, questo è A. Che vuol dire la condizione iniziale y di x con 0 uguale y0? Vuol dire che la curva integrale che andiamo cercando deve passare per questo punto. Allora, io che cosa sto facendo? Sto prendendo un intorno rettangolare di questo punto. Come fa? Qua è x con 0, questa semiampiezza è delta 1, questa è y 0, questa semiampiezza e delta 2, ok? Questo è l'altro asse coordinato. Ok? In questo rettangolino qua, che deve succedere? Che se vado a fare f di x con 1, y1 meno f di x con 2, y2, il valore assoluto deve essere minore o uguale di L per y1 meno y2. Allora, scusate, qua devo scrivere f di x y1 meno f di x, la x non deve cambiare.
quindi localmente lipsiziana rispetto alla seconda variabile, cioè vedete, prendete la x come un parametro fisso. Allora che succede? Che quando la funzione, quando la vedo come la variabile y, nella variabile y è lipsiziana. Dove? Dappertutto? No, in un rettangolino vicino al punto di partenza. Chiaro? Perciò si dice localmente lipsiziana rispetto alla seconda variabile. E poi continua nelle due variabili, perché ovviamente se fosse solo localmente lipsiziana rispetto alla seconda variabile, questa nella prima variabile potrebbe, avere, cioè potrebbe fare cose tutte. Deve essere comunque continua. Capisco che un'ipotesi dice da dove esce questa ipotesi, e poi lo vediamo tra poco da dove esce questa ipotesi. Però è poco poco in più della continuità. È poco. Per esempio, se una funzione è C1, sicuramente questa ipotesi è soddisfatta. Tu cosa fai? Prendi x, fai variare la y, applichi il teorema di Lagrange e trovi la locale lipsizianità. Quindi è chiaro che è un'ipotesi tecnica, però è esattamente quello che mi servirà. Quindi, come memorizzarla? Qual è il concetto? Deve essere continua e una detta in più. Questo po' di ipotesi in più mi serve solo nella seconda, il comportamento sulla seconda variabile. Perché quella briciola in più? Perché se vi ricordate, se era solo continua avevamo visto che non c'era unicità. L'altra volta avevamo visto che c'era un'equazione differenziale che aveva due soluzioni, no? Y' uguale y 3y alla 2 terzi, la soluzione era la soluzione y x cubo e c'è la soluzione y uguale a 0. Che passano tutte e due per lo tetto. Chiaro? Invece così, qual è la tesi? Queste sono solo le ipotesi, io ho scritto solo le ipotesi. Qual è adesso la tesi? La tesi? Esiste un delta maggiore di 0 tale che esiste un'unica y appartenente y come funzione della x appartenente a C1 di x con 0 meno delta x con 0 più delta tale che y di x meno y0 è minore o uguale di delta 2 per ogni x appartenente a x con 0 meno delta, x con 0 più delta, e y risolve cp. Allora, y risolva cp e si può controllare. Allora, questa qua ce l'ho messa, potevo anche non scriverla, però l'ho voluta mettere. Che cosa vuol dire? Vuol dire, andiamo a vedere cosa mi dice la tesi. La tesi mi dice che se tu questo rettangolino lo rifili un po', che delta non potrà superare delta 1, vedremo. Questo delta poi vediamo chi è, lo vediamo dopo. Quindi se io rifilo un po' questo rettangolino, che succede? Che c'è un'unica funzione, una sola, esiste ed è unica, che ha il grafico contenuto in questo rettangolino, perché vedete la y deve stare tra y0 meno delta 2, y0 più delta 2, quindi non esco fuori dal rettangolino, e che risolve il problema di Cauchy. Che risolve il problema di Cauchy, che significa? Beh, innanzitutto quando x, y di x sta all'interno del rettangolino, il rettangolino sta dentro A, la funzione ce la posso calcolare. Calcolo il membro di destra, calcolo la derivata prima a sinistra, devono essere uguali per ogni x. Questo vuol dire risolvere il problema di Cauchy. Sostituisco e funziona. Perché si chiama esistenza e unicità locale? Perché io dove dimostro che la soluzione esiste ed è unica? Per un po'.
cioè in un piccolo rettangolo lineo. Poi magari dopo un po' la soluzione se ne va infinito, oppure se ne va verso il bordo di A, oppure scompare, oppure si biforca, diventa non unica, se non sono soddisfatte le ipotesi. Chiaro? Quello è un altro problema, quel problema lo accenneremo, ma non abbiamo il tempo di trattarlo. Si chiama problema che tu c'hai una soluzione che esiste per un po' di tempo, poi la devi prolungare, vedere fino a quando esiste. Ok? Ok. Quindi, ripeto, questo perché è importante questo teorema? Perché è generale. Questo non vi risolve una equazione differenziale, un problema di Cauchy. Questo vi dice che qualunque sia il problema di Cauchy, la soluzione localmente esiste ed è unica. Basta che la funzione, vi servono solo due cose. Vi serve che la funzione f è continua e che è localmente lipschitziana rispetto alla seconda variabile. Se, come nella stragrande maggioranza dei casi delle equazioni andremo a vedere, la f è c1, è localmente lipschitziana dappertutto. Quindi sto teorema funziona dappertutto in A. Chiaro? E noi ci abbiamo messo quella ipotesi perché è di meno, e quindi poi è già esattamente l'ipotesi tecnicamente che servirà, perché adesso andiamo a fare la dimostrazione. Allora, come funziona la dimostrazione? Questo sarà il nostro x. Adesso andiamo a definire questo operatore qua. F storto di u calcolato in x. Questo lo scrivo come y0 più integrale tra x con 0 e x di f di t, scusate, di x, scusate, di t, u di t, quindi, cioè, allora dove u è una funzione che preso in x. Allora, questa qua che cos'è? È un'altra funzione. Questa qua è una funzione u di x, o meglio, f storto di u di x, quindi u uguale a f storto di u, questo è un operatore. Cioè prende una funzione e restituisce una funzione. Questa funzione è il punto di x ed è definita così. Quindi f storto cosa fa? Prende u e associa f storto di u. Ma questa U dove stava? In X. Questo è uno spazio metrico completo? Sì. È esattamente quello di prima,
tranne per il fatto che abbiamo specificato il codominio, ma il codominio è chiuso, quindi il limite uniforme di funzioni che c'è una volta qua dentro e una volta qua dentro. F storto di U starà in X, questo lo dobbiamo accettare, non lo sappiamo, perciò dovremo scegliere delta in maniera opposta. Quindi qua ci lasciamo un primo punto di deroga a F storto, è una contrazione, perché se vado da X in X, quello è uno spazio metrico completo, c'è la distanza e poi possiamo andare a vedere se è una contrazione, e qua c'è un secondo punto interrogativo. Se rispondiamo di sì a tutte e due queste cose, ci sarà un'unica U uguale F, diciamo un'unica Y uguale F storto di Y. È chiaro lo schema? È facile. Tu hai questo operatore, se questo operatore è una contrazione, cioè va dallo spazio in sé ed è una contrazione, ci sta un unico punto unico. Cioè, che cosa c'entra tutto ciò dalla nostra equazione differenziale? È proprio la soluzione dell'equazione differenziale. Questo lo scrivo qua sotto. Osservazione. Importante. Y appartenente a X è soluzione di U uguale F storto di U se solo se Y appartiene a C1 e risolve a C1 X con 0 meno delta con 0 più delta y0 meno delta 2 y0 più delta 2 e risolve c2. Questo adesso lo dimostriamo. Quindi adesso che dobbiamo fare? Ci abbiamo mezz'ora, ci abbiamo tutto il tempo. Dobbiamo prima dimostrare l'osservazione, cioè che il punto unito che risolve questa equazione è esattamente la soluzione del nostro problema di Cauchy. Allora uno esce pazzo, dice perché? Ma punto unito, quello siamo inizi, le funzioni sono continue, per avere il problema di Cauchy, la soluzione del problema di Cauchy è C1. Però io ho detto qua, ho specificato ben bene, punto unito di questo operatore y è punto unito se solo se y non è solo c0 ma è c1 e risolve il problema di Cauchy. Adesso cancelliamo qua, perché la tesi ormai ce la ricordiamo, lascio solo scritta la locale di eccezionalità perché poi mi servirà, tutto il resto l'abbiamo più o meno ricopiato da qualche parte. Cominciamo a dimostrare l'osservazione. Ah, lasciamo il problema di Cauchy perché questo ci serve. Che vuol dire punto unito? Vuol dire che y di x è uguale a y0 più integrale da x con 0 x di f di t y di t in dt. Questo per x appartenente ad a b. Ok? Per ogni x di f. Scusate, x con 0 meno delta x con 0
questo vuol dire punto unito. Io devo far vedere due cose. Allora, cominciamo a vedere che se y, punto unito, allora y è solo proprietà di Cauchy. Allora, y a priori è solo c0, però y che cos'è? Allora, questa è una funzione continua, la f è una funzione continua, questa è una funzione continua. Y chi è? La funzione integrale di questa, ma la funzione integrale della funzione continua è c1. Allora, da questa scrittura, banalmente y appartiene a c1 e con 0 meno delta. Inoltre, allora, y di x con 0 quanto fa? Se ci metto x con 0, cosa devo fare? Devo fare l'integrale da x con 0 a x con 0, ma l'integrale da x con 0 fa 0. E quindi mi rimane solo y 0. Che è esattamente la condizione iniziale. Inoltre, come si fa y prima di x? La derivata della costante è 0. Poi qua devo fare la derivata della funzione integrale. La derivata della funzione integrale di una funzione continua, la funzione integrante calcolata in x, quindi è uguale a f di x y. E quindi risolvo. Viceversa, se risolvo cp, io cosa posso scrivere? Che y di x meno y di x con 0 a chi è uguale? All'integrale tra x con 0 e x di y' di t del t. La funzione f di a, f di meno f di a uguale all'integrale di f'. Se la funzione è c1, perché la funzione che risolve cp è c1. Quindi qua posso scrivere integrale tra x con 0 e x. Allora, questo intanto è uguale a y0, perché vale questa condizione iniziale. Questo c'è scritto, se qua ci metto t, chi è? È f di t, y di t. Allora, porto y di x con 0 da quest'altra parte, anzi, y0 da quest'altra parte, e ho trovato, è il mio punto di vista. È chiaro? Perché il punto unito? Perché io metto y, la metto qua dentro, ci metto la x, ci calcolo la f sopra e mi esce pure un'altra volta, beh, non y, y'. Se voglio far uscire y, devo chi è y? Integrale y'. Perciò io così, se voglio far uscire y. Allora, metto y, metto qua dentro, ci calcolo la f sopra, nella t, lo calcolo da x con 0, integro da x con 0 x, ci aggiungo y con 0 e mi viene y un'altra volta. Allora vedete che è un punto unito. Io parto da y, faccio tutto questo macchinario e ritrovo la stessa funzione di partenza. Se solo se risolvo questo problema di Cauchy. Quindi la soluzione del mio problema di Cauchy è il punto unito di un certo operatore. Ah, è il punto unito. Allora se questo operatore fosse una contrazione. Se fosse che fosse una contrazione, il punto unito esiste ed è unico. Finito. Ok? Ok. A questo punto, io cancello di nuovo questa lavagna. Perché adesso questa osservazione l'abbiamo dimostrata. Ok? Ci sono rimasti da cancellare questi due punti interrogativi. Se cancello questi due punti interrogativi, la dimostrazione è finita. Quindi, siccome il piano rimane sulla lavagna di sopra, io cancello la dimostrazione dell'osservazione che ho fatto sulla lavagna di sopra. Lascio come al solito soltanto la condizione di locale di cizianità, perché quella mi serve. Ancora non l'ho usata, ma mi serve. Allora,
Allora, cominciamo a chiamare, chiamo M il massimo di f di xy, l'assoluto, su xy appartenente a R, dove R era quel rettangolo iniziale, x con 0 meno delta 1, meno delta 1, x con 0 più delta 1, cartesiano, y0 meno delta 2, y0 più delta 2. Qua non mi serve, per avere questo massimo non mi serve la locale eccezionalità, perché la f è continua, col valore assoluto rimane continuo, quello è un rettangolo chiuso, quindi è un compatto, una funzione continua su un compatto, per fare c'ha un massimo. Ok? Se vi ricordate la figura, ve la rifaccio qua la figura, io avevo un bel rettangolo centrato qua, questo è il punto x con 0 y con 0, questo è delta 1, questo è delta 2, questo è il due lunghezze, sono delta 1 e delta 2, e io dovrò semplicemente rifilare questo rettangolo, e questo poi sarà delta. Perché? Perché adesso vediamo perché. Allora, la prima condizione per togliere il primo punto interrogativo, io voglio sapere che quando parto dal rettangolo rifilato, quando parto da una funzione col grafico qua dentro, se la U c'è il grafico qua dentro, quando vado a fare f storto di U, il grafico deve stare qua. Allora, f storto di U calcolato in x meno f storto di U calcolato in x con 0, praticamente che quando deve fare? Alla fine deve essere minore o uguale di delta 2, no? Perché f storto di U è la funzione dopo che ha applicato l'operatore. Allora questa meno y0 deve essere minore di delta 2 per rimanere là dentro. Ma questo chi è? In valore assoluto è uguale, se vi ricordate, questo fa y0, questo faceva y0 più l'integrale tra x con 0 e x di f di t su dt dt. Quando vado a fare la differenza, y0 meno y0 se ne va e mi rimane il valore assoluto dell'integrale tra x con 0 e x di f di t su dt in dt. Che è minore uguale dell'integrale tra x con 0 e x con 0 più delta 1 di f di t su dt in dt. Allora cosa ho fatto? La prima cosa, ho portato il valore assoluto dentro l'integrale, l'integrale aumenta. Poi nel momento che la funzione è positiva e se la integro fino a delta 1, che è più grande, x con 0 più delta 1 è più grande di x, l'integrale non può fare altro che aumentare ancora. Ok? E questo che cos'è? È quando t è compreso tra x con 0 e x con 0 più delta 1, anzi mettiamo x con 0 meno delta 1, x con 0 più delta 1. Ok? Vabbè, no, più giusto così. Più giusto così, perché io sto supponendo che x sia compreso tra x con 0 e x con 0 più delta 1. Dall'altra parte si fa, il ragionamento si fa simile, cioè andrebbe ripetuto il ragionamento, perché possiamo fare tra x con 0 e x con 0 più delta 1. Tra x con 0 meno delta 1 e x con 0 devo fare a sinistra il ragionamento. Se lo voglio fare in un colpo solo perdo una costante 2, ma insomma. Ok? Allora, che succede? T sta tra x con 0 e x con 0 più delta 1, U di T sta tra y0 meno delta 2 e y0 più delta 2, quindi T U di T sta qua dentro. Qua dentro era comunque nel rettangolo grande,
Quindi la funzione nel rettangolo grande il massimo quanto faceva? M. Quindi questo è minore o uguale di M, che è una costante, la porto fuori. Quanto è lungo l'intervallo? Delta 1. Quindi la prima condizione che mi serve, ah scusate, qua volevo andare fino a delta, perché io il rettangolo voglio considerare non quello originale ma quello rifinato. Quindi avrò m per delta, tra x con 0 e x con 0 più delta, avrò m per delta deve essere minore delta 2. Quindi la prima condizione è che delta deve essere più piccolo, delta deve essere più piccolo di delta 1. Questo lo sappiamo perché fuori di delta 1 non sappiamo anche se la funzione è definita. Cioè io ho detto che il rettangolo va rifinato. Poi delta deve essere minore o uguale di delta 2 diviso m. Così questa condizione viene assicurata. Allora, se delta è più piccolo di delta 1 e delta è più piccolo di delta 2 diviso m, io questo punto interrogativo lo posso cancellare. Perché? Parto da una funzione, rifaccio la figura fatta bene. Parto a qua x con 0 y 0. Questo è delta, questo è delta 2. Questo qua. E questo è delta 2. La lunghezza di questo qua è delta 2. Allora, parto da una funzione u, col grafico qua dentro, vado a fare f storto di u. Chi è f storto di u? La funzione trasformata, la vado a calcolare in un qualunque punto, so già che è una funzione continua, ma mi rimane tra y0 meno delta 2 e y0 più delta 2, quindi non esco da x. Quindi questo discorso indica che f storto di u appartiene. Però se vale questa condizione, perché se no non funziona. Quindi mi serve questa, mi serve questa. Ok? Adesso cosa c'è rimasto da dimostrare? Che l'operatore è una contrazione. Se dimostriamo una contrazione, tolgo l'ultimo punto interrogativo, finito. Cancello sempre qui, mi lascio le condizioni che mi sono uscite. Il massimo, questo massimo non mi serve più. Allora, andiamo a fare l'operatore f storto calcolato su una funzione 1 calcolato in x. Questo chi è? È y0 più l'integrale tra x con 0 e x di f di t u di t con 1 di t in dt. Poi andiamo a fare f storto calcolato su un'altra funzione, un 2, calcolato in x. Questo viene y0 più l'integrale tra x con 0 e x di f di t u di t u2 di t dt. Perché u2 è f storto di u2? Perché quando applico l'operatore mica è il punto unito, cioè viene una nuova funzione diversa. Se quando mi uscirà il punto unito sarà la soluzione. Adesso cosa vado a fare? Vado a fare la differenza. Quindi f storto di u1x meno f storto di u2x, f script come volete chiamare, è uguale a che cosa? Uguale all'integrale y0 se ne va. La differenza se ne va. Rimane l'integrale tra x con 0 e x di f di t u con 1 di t meno f di t u con 2 di t del t. Ma questo è minore o uguale, fatemi, voi ricopiate, tanto sulla lavagna, sulla lezione si capisce che c'è la videoregistrazione, quindi
Se porti quello assoluto dentro, che succede? Che è minore o uguale, quindi l'integrale non può che aumentare, può rimanere uguale. Ma a questo punto cosa mi ricordo? Mi ricordo che questo è minore o uguale dell'integrale tra x con 0 e x di L per u1 di t meno u2 di t in dt. Perché? Perché c'era questo. F di x, y1 meno f di x, y2, qua la t è la stessa. Sì, la t è la stessa. Poi c'è 1 di t e 2 di t. Allora che devo fare? L per 1 di t meno 2 di t meno la stessa. Ma questa distanza qui, allora, siamo sempre a destra di x. X con 0 è più piccolo di t, che è più piccolo di x, che è più piccolo di x con 0 più delta u, di delta, che è più piccolo di x con 0 più piccolo di x con 0 più delta. Allora, se io vado a fare la distanza infinito di 1 da u2, cosa devo fare? Devo fare il massimo tra x con 0 meno delta e x con 0 più delta di 1 di t meno u2 di t. O no? Quindi, tutto ciò è minore o uguale di L, lo porto fuori, integrale tra x con 0, qua ci metti x con 0 più delta, tanto aumento, non cambia niente, cioè, l'integrale è positivo, aumentando diciamo, l'intervallo di integrazione, un integrale di una funzione positiva non può fare altro che aumentare. E qua cosa ci metto? Ci metto, invece di metterci questa differenza, ci metto il massimo, addirittura tra x con 0 meno delta e x con 0 più delta. Quindi ci metto d infinito di 1 da 2 in d t. Quindi questo viene L di infinito, norma infinita se preferite, di 1 meno 2 per la lunghezza di questo intervallo che fa delta. Però questa è una differenza calcolata in x, siccome la norma infinita di f1 meno f storto di u2 è uguale al massimo tra x con 0 meno delta e x con 0 più delta di f1x meno f di u2x, questo è comunque minore o uguale di L per la norma infinita di 1 meno 2 per delta. Perché quando fa, cioè, se tutti quei numeri sono minori di questo, il massimo che è la norma infinita qua è minore o uguale di questo. Chiaro? Sono tutti minori o uguali di questo. Il massimo pure lui sarà minore o uguale di questo. Allora, che mi serve? Delta lo scrivo qua. Qual è la terza condizione che mi serve? Se volete che sia una contrazione, questa è la distanza in arrivo, questa è la distanza in partenza, questa è la costante davanti. Quando è che è una contrazione? Quando la costante è minore di 1. Quindi la terza condizione è delta L minore di 1. Le posso soddisfare queste qui? Certo, io prendo delta minore del minimo tra queste tre costanti, delta 1, delta 2 diviso la m, 1 su l. Queste costanti non dipendono da delta. Questa era la base del rettangolo, metà della base del rettangolo iniziale. Delta 2 era metà dell'altezza del rettangolo iniziale. M era il massimo della funzione sul rettangolo iniziale in modo assoluto. L era la costante che c'avevo nella ricezionalità. Calcolo questo, calcolo questo, calcolo questo. Prendo delta un po' più piccolo e sta a posto. Sono soddisfatte tutte e tre. Nel momento in cui sono soddisfatte tutte e tre,
vado qui, cancello quest'ultimo punto interrogativo e ci metto un bel punto esclamativo. F è una contrazione. È una contrazione, c'è un unico punto unito, cioè c'è un'unica soluzione. Dove? In quel rettangolino che ha per semi base delta, cioè per base y0 meno delta y0 più delta, e per altezza y0 meno delta 2 y0 più delta. Quindi ho preso un rettangolino dove la funzione è definita, l'ho rifilato in quel rettangolino un po' ristretto, la soluzione c'è stata, c'è, ed è una sola, una sola, non ce ne stanno due là dentro. Fino a che non esco dal rettangolino, la soluzione esiste ed è una. Ok? Allora, come si può fare a trovarla la soluzione? Allora, io ho un certo intervallino, x con 0 meno delta, x con 0 più delta. Prendo la mia soluzione, prendo all'inizio, deve passare per y0, prendo la funzione costante. Come si faceva a trovare la soluzione di una, diciamo, il punto unito di una contrazione? Si prendeva un elemento dello spazio e si iterava l'operatore. Allora, cosa faccio? Questa è la mia funzione, la chiamo u0, sarebbe la funzione costantemente uguale a y0. Poi ci applico e viene 1, perché verrà, no, viene 1, non viene così, viene come viene 1. Chi è 1? Metto un 0 qua dentro e mi esce fuori 1. Poi riap, che sarebbe f storto di 0. Poi ci sarà un 2, poi un 3, un 4, poi insomma vado a vedere che succede a questa successione di funzioni. Se l'intervallo è abbastanza piccolo, che sono soddisfatte quelle tre condizioni, che succede? Che non esce, cioè scusate, che converge uniformemente alla soluzione. Quindi voi prendete la vostra funzione, cioè, è anche un metodo numerico questo, questo dà luogo a vari metodi numerici. Questo è un metodo, ce ne sono poi altri, per esempio il metodo della poligonale. Ok? Però se io sto in un intervallino abbastanza piccolo, semplicemente metto là, faccio l'integrale, metto là, faccio l'integrale, MATLAB fa un po' di integrale a catena, quando mette la funzione, esce fuori la funzione di prima, può dire che quella è la soluzione. E ha trovato la soluzione. Con un computer è facilissimo. Chiaro? Okay. Quindi questo non è un procedimento astratto, questo dà luogo a un procedimento concreto per trovare la soluzione. Ovviamente in un intervallino piccolo, poi bisogna capire quando la cosa converge, perché se l'intervallino prende troppo grande, poi la cosa non converge per vari motivi. Chiaro? Allora, facciamo un piccolo riepilogo. Che cosa abbiamo visto oggi? Prima abbiamo chiarito che questa convergenza uniforme certe volte serve. Per esempio serve a dire che se ho funzioni continue il limite è continuo. Se le funzioni sono continue e faccio la convergenza puntuale, normalmente il limite non è continuo. Può essere, ma non può anche non essere. Se è uniforme invece sì, è sicuro. Poi la convergenza uniforme è più che sufficiente per dire che posso passare al limite sotto segno integrale. In particolare però il primo teorema ci dice anche che C0 di AB con la convergenza uniforme è con la distanza della convergenza uniforme è uno spazio metrico completo. Bene, spazio metrico completo è proprio quello che mi serve per applicare il teorema delle contrazioni. Dove lo voglio applicare? Per il problema di Cauchy. E quindi voglio dimostrare il teorema di Picard. Come funziona questo teorema di Picard? Noi abbiamo il problema di Cauchy. Sta scritto da qualche parte, va bene.
abbiamo il problema di Cauchy e lo vogliamo risolvere. Dove lo andiamo a risolvere? In un rettangolino. Allora, cominciamo a vedere un rettangolino dove la funzione è definita. Ci calcoliamo il massimo della funzione m, qua sopra. Se questo rettangolino lo restringiamo, ne restringiamo la base, io dico che prendo un certo operatore integrale e prendo una funzione che c0 sull'intervallo che rappresenta la base e che non esce fuori dall'intervallo che rappresenta l'altezza, i cui valori non escano fuori da, e quell'operatore integrale ha tre proprietà. Primo, va da x in x. Secondo, è una contrazione. Terzo, un punto unito di quella contrazione è esattamente una soluzione del problema di Cauchy e viceversa. A questo punto il teorema è finito, perché se quella è una contrazione da x in x, se è una contrazione, cioè un'applicazione da x in z che è l'ipsiziale di costante di ipsiz minore di 1, automaticamente il punto unito esiste ed è unico, la soluzione del problema di Cauchy in quel rettangolino, cioè per un pochino, esiste ed è unico. Allora abbiamo dovuto però poi fare i dettagli. Prima abbiamo dovuto vedere che quell'operatore integrale, un punto unito di quell'operatore integrale, è esattamente la soluzione del nostro problema. E quello è, il concetto era semplice, per quale motivo? Perché tu, come funziona l'equazione differenziale? Prendi y, la metti dentro f di x, y di x, poi ci integri sopra, cioè scusate, poi questo viene y primo, come una condizione iniziale. E allora dice, non può uscire y, perché di là esce y primo. Ma certo può uscire y, integri esce y. Però per far uscire la funzione y di x, devo integrare tenendo come una condizione iniziale. Quindi prendi che è f storto di u di x è y0 più integrale di y0 di f di t di t, perché devo integrare y0 di x. Bene, allora, però poi questo operatore integrale devo, allora, a quel punto si dimostra che la soluzione dell'operatore, il punto unito dell'operatore integrale è la soluzione del problema di Cauchy. Poi ci vuole che quell'operatore è una contrazione, quindi ci vogliono delle condizioni su delta affinché quando vado a fare questo ambaradan in verticale non esco da y0 meno delta 2, y0 più delta 2, è primo. Secondo, ci vuole che l'operatore sia una contrazione. Ma uno si fa i conti e vede che delta non deve superare delta 1, perché fuori delta 1 non so se la f è definita, deve essere minore o uguale di delta 2 diviso m, e poi deve essere minore di 1 su l. Allora basta prendere delta minore del minimo di 3. E sto sicuro che sta tutto a posto. E quindi, effettivamente, il teorema è dimostrato. Quindi, sotto queste condizioni, cioè f continua più una piccola ipotesi sulla seconda, comportamento della funzione sulla seconda variabile, guardate che L qua non è minore di 1. Certo, se L è grande, delta è piccolo. Ma va bene, qualunque sia L, cioè anche se la funzione ha c1 e la derivata rispetto a y è meno uguale di 100, e vabbè, delta sarà meno uguale di un centesimo. Cioè la soluzione esiste per... Allora, la x, io la chiamo x perché questa è la notazione che si usa in analisi, però il professore di... poi ho chiamato t quest'altra variabile che ci deve integrare, però diciamo la variabile x in fisica la chiameranno t perché rappresenta il genere del tempo, no? Quindi quando io y di x esiste per un po' di tempo. Quindi x con 0, se lo immaginiamo come istante iniziale, t0, poi chiaramente dovete cambiare nome alla t pure. Però sarà tra t0 meno delta e t0 più delta, direbbe il professore. Quindi esiste per un pochino di tempo. Poi si vede, poi mi risposto da, per esempio, se esiste per 3 secondi, come faccio a sapere se esiste per 10 secondi? Mi risposto dopo 3 secondi e vado a vedere se sono soddisfatto, vedo dove sono arrivato, arrivato a rifare il teorema questo qua e vedo che esiste per un altro po'. Certamente, potrebbe, prima esiste per 3 secondi, poi 2 secondi, poi 6 secondi e alla fine faccio 11 secondi e quindi sono arrivato a 10 secondi che volevo arrivare. Però potrebbe succedere anche che poi esiste per 2 secondi, poi per un secondo, poi per mezzo secondo, quindi anche facendolo infinite volte potrebbe succedere che a 10 secondi non ci arrivo mai,
perché potrebbe succedere che la soluzione fa esplode, fa qualche altra cosa, poi questo lo vedremo. Però questa è una problematica diversa. Io so che per un po', infatti il teorema si chiama teorema di esistenza e unicità locale. Per un po' la soluzione esiste ed è unica. Poi vediamo come si prolunga, fin dove si prolunga, eccetera, eccetera. Ovviamente questo problema lo accenniamo soltanto lunedì. Lunedì con l'equazione differenziata finiamo.